12:41 del 17 giugno 2019 ho mandato un'email al CEO della Roma dove scrivo un po' di parole, un po' di frasi per me impensabili, inimmaginabili. Ho dato le mie dimissioni con la S Roma e speravo che questo giorno non ci fosse mai stato, non ci fosse, invece è arrivato questo fatidico giorno che per me è molto, molto brutto, molto pesante. Però, viste le condizioni, penso che sia stato doveroso e giusto prendere questa brusca decisione, anche perché non ho avuto mai la possibilità operativa di poter lavorare sull'area tecnica con la Roma. Perciò ho preso questa decisione un po' difficile, pensata da tanti mesi, però penso che sia la più coerente, la più giusta, perché davanti a tutti ci deve essere la Roma, perché è la squadra da amare, la squadra da stargli sempre vicino. Oggi non ci deve essere le fazioni pro Totti, pro Pallotta, pro Baldini, deve essere un unico obiettivo, quello che è la Roma, l'amore nei confronti di questi colori. È normale che poi, come ho sempre detto, i presidenti passano, gli allenatori passano, i giocatori passano, le bandiere non passano, quello no. Però diciamo che questo mi ha fatto pensare tanto. Diciamo che non è stata colpa mia prendere questa decisione. Oggi è il 17 giugno, tu 18 anni fa vincevi in campo uno scudetto, è una data completamente casuale, era l'idea casuale, di chiudere un cerchio? Purtroppo è casuale, sì. Okay. Non è stata voluta. Okay. Speravo che ci fosse una solo le date al 17 giugno, non pensavo mai dopo 30 anni di Roma poter stare qua davanti a voi e dire ciao Roma, non pensavo mai.